Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Beh, stamattina, perché sono le 7 e 15 del mattino, voglio mostrarvi qualcosa di particolare. Ma prima dobbiamo arrivare sul posto. Allora, oggi voglio mostrarvi come fare delle fotografie particolari con la GoPro. È una tecnica molto conosciuta anche con la fotografia normale, ma per la GoPro abbiamo bisogno di un kit di filtri, che non sono una cosa comunissima da utilizzare, e io me ne sono comprato uno molto ma molto simpatico e intelligente, che è un filtro, che è un kit di filtri ND e polarizzatori, che vi linko in descrizione, così potete comprarlo anche voi se vi piace l'idea, con dei portafiltri. Ora scendiamo dalla macchina e vi faccio vedere cosa voglio realizzare. A volte bisogna avere il coraggio di svegliarsi presto la mattina per potersi gustare un determinato panorama. Infatti io sono venuto a Portici, che è un paese accanto a Napoli, uno dei paesi di mare di accanto a Napoli, che è fantastico. Sono ancora le 8 del mattino, neanche, sono le 8 meno 10 del mattino, e quindi posso godere di una fantastica vista sul mare, due la tranquillità e tre tanto sonno. Allora, prima cosa da fare è prendere un cavalletto. Dobbiamo avere la macchina ferma, quindi abbiamo bisogno di un cavalletto, non per forza un Gorillapod, ma qualsiasi cavalletto va bene. Abbiamo bisogno di una GoPro, GoPro Hero 5. E infine abbiamo bisogno di questo kit di accessori. In realtà noi abbiamo, quello di cui abbiamo bisogno è un filtro per la lente della GoPro. Un filtro, dato che c'è tanto sole e sono le 8 del mattino, molto forte, e ho comprato un kit della Newer. Con pochi euro ve lo portate a casa completo, che porta un po' di filtri ND, dei filtri polarizzatori, dei filtri bianchi, e qua porta un ND da 32 che può fare al caso nostro. ND 32 non è altro che un filtro praticamente che taglia la luce e abbatte completamente, e per poterlo montare davanti alla nostra GoPro, vediamo se si vede, un pochino si vede, un pochino no, vabbè, si vedrà, facciamo così. Dato che questo filtro è tondo e circolare, abbiamo bisogno di qualcosa per montarcelo, e all'interno di questo kit ci sono due adattatori che si mettono con una clip davanti all'obiettivo della GoPro, e praticamente noi possiamo avvitarci un filtro, ed è una cosa comodissima, perché alla fine sono filtri da 58 mm, quindi se avete delle lenti per una macchina fotografica da 58 mm potete tranquillamente adattargli anche questi filtri qui. Non sono di altissima qualità, ma fanno il loro dovere. Ok, è tutto pronto, quindi abbiamo impostato la camera, andiamo a trovare un bel posticino per poter fare una bella fotografia. Caldo pazzesco, ho dovuto ho scattato più varianti della stessa fotografia, e ho dovuto a un certo punto aggiungere più di un filtro davanti all'ottica, perché c'è troppo sole. Naturalmente
sorge un altro problema, che questi filtri hanno una qualità davvero della lente purtroppo non fantastica, quindi aggiungendone uno sopra l'altro purtroppo si va a degradare un pochino la nitidezza dell'immagine. Ma scatti fatti, adesso andiamo al computer e vediamo come sistemarli. Ok amici, siamo tornati in ufficio e ora andiamo a vedere gli scatti che abbiamo fatto con la nostra GoPro e vediamo come renderli instagrammabili, quindi belli da vedere. Di sicuro saranno belli a prescindere perché li ho fatti io, ma un tocco di Lightroom è sempre ben accetto. Allora, dagli scatti fatti ce ne sono alcune molto interessanti che mi piacciono davvero tanto, e ce n'è una che vorrei ritoccare, che è questa qui, dove sono riuscito ad attenuare un pochino il movimento dell'acqua grazie alla lunga esposizione, ma non ho ottenuto esattamente il risultato che mi aspettavo. Un poco male. Lo scatto è molto interessante, è questo, e devo ringraziare questi filtri che sono davvero davvero simpatici. Il problema è che erano in un'angolazione molto particolare e non vedevo niente praticamente. Andiamo a sviluppare questa immagine e vediamo un pochino. Cominciamo dalla taratura del bianco, andiamo un pochino più sul caldo perché è estate, alziamo un pochino le ombre, abbassiamo un pochino i bianchi, un pochino le luci, abbassiamo leggermente la chiarezza, così molto meglio, una botta di curve. E poi andiamo a giocare con le tonalità. Se vogliamo ottenere una fotografia dai colori impossibili, non è detto che dobbiamo utilizzare per forza la GoPro. Questo esempio qui era per ottenere una fotografia con colori molto particolari, con un effetto molto particolare, partendo da un'immagine di una GoPro. Naturalmente uno dei temi più utilizzati in questo periodo storico digitale è il teal and orange, ossia tutti i blu vengono virati all'acqua marina, al verdognolo, diciamo all'acqua marina, mentre tutti i rossi verso gli arancioni, ed è molto semplice farlo all'interno di Lightroom. Nel pannello tonalità, dove i rossi li portiamo verso l'arancione, mentre i blu li portiamo verso praticamente il verde acquamarina. E già così noi abbiamo ottenuto un ottimo risultato con il teal and orange, quindi abbiamo ottenuto una fotografia con dei colori letteralmente impossibili, perché in natura oggi questi colori non c'erano. E la ritaglierei e mi farei la mia proporzione per Instagram, perché questo scatto lo troverete su Instagram, sul mio profilo Instagram. Se andate nel momento in cui vedete il video, scorrete un pochino giù, perché questo video uscirà un pochino dopo aver pubblicato la fotografia, e di sicuro se non lo state vedendo il giorno della pubblicazione sta ancora un pochino più giù, perché sono molto attivo su Instagram. Ragazzi, grazie mille per aver visto questo video. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace. Se avete delle domande potete scrivervele qui nei commenti, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video.